No, col sindaco nessun contrasto, anzi è una persona squisita, è una persona che lavora per Cerminare, è una persona che dà l'animo per il suo paese. È impossibile essere contro chi fa del bene, chi aiuta la cittadinanza, chi lavora per la cittadinanza. Bisogna solo appoggiarlo e non contrastarlo. È una persona che mi ha dato molta fiducia anche alla mia esperienza. Ho ereditato una protezione civile con 3 o 4 iscritti. Da quel giorno abbiamo lavorato insieme, abbiamo quasi 40 volontari, abbiamo creato la mensa sociale, l'aiuto e il sostentamento per le famiglie bisognose, il consultorio, poi siamo diventati veramente operativi con l'appoggio anche a Modena nel periodo del terremoto. Quindi è impossibile avere contrasti con una persona che ti dava carta bianca nel lavoro che io svolgevo. È veramente dovuto dai tanti impegni personali e da problemi personali. Ultimamente nel tuo locale qui al Barvoglia si sono tenute delle riunioni con il Movimento 5 Stelle. Qualcuno sostiene che sarai candidato nelle prossime elezioni con questo movimento. È vera questa notizia? Basta politica, credo che ormai la politica è un'esperienza avuta, è un'esperienza che ho fatto, la feci 5 anni fa, giusto per capire, perché sono una persona che mi piace mettersi in gioco. No, politica non mi interessa, i grillini, come li chiamano tutti, i 5 Stelle, usufruiscono del locale il mercoledì sera. Non ho mai partecipato a una riunione, forse per i miei impegni, per curiosità può darsi che qualche volta possa anche partecipare, non mi interessa. Noi abbiamo un'attività che è questo bar, il bar è più come bar, lo usiamo anche come laboratorio, perché all'interno facciamo delle mostre di quadri, corsi di cucina, quindi è più che un laboratorio che un bar. Chi ha necessità della nostra sala viene, ce la chiedono tranquillamente, lo possiamo dare. Grillini, comunisti, fascisti, chiunque possa usufruire nel modo più legale possibile della nostra sala, ben venga.